Giuseppe, non temere di prendere con te Maria tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Giuseppe non ha temuto, ma ha amato. E avendo amato, Giuseppe ha potuto far sì che ciò che era nel cuore del padre prendesse vita, vita, vita. L'amore ha preso vita, grazie a quel coraggio santo che Giuseppe ha voluto infondere nel suo cuore e di conseguenza nel cuore di tutti coloro che nel corso della storia, guardando a lui, guardando al suo volto, guardando alla sua persona, potessero a loro volta prendere coraggio e prendere vita in colui che è vita. Prendere vita da colui che è amore, dal Verbo fatto carne che si è incarnato per opera dello Spirito Santo nel grembo di Maria. Ecco la storia che ci porta oggi ad esultare come non mai, a gioire per festeggiare il santo patrono della Chiesa universale. Viva è la nostra devozione verso questo santo e sempre più viva la dovrà essere. Questo chiedo al vostro cuore, voglio infondere nel vostro cuore affinché sempre più questo giorno possa essere il giorno del santo patrono, senza nulla togliere alla devozione che ciascuno di voi ha per i singoli santi, verso i singoli santi della cristianità, verso i singoli patroni dei singoli paesi, ma questo è il patrono della Chiesa universale. E quindi grande e viva deve essere per tutti la devozione verso questo santo che ha custodito il bambino Gesù, che ha custodito la Sacra Famiglia e che ora custodisce la piccola culla, è patrono di ogni famiglia cristiana e di conseguenza custodisce la cristianità. Quella cristianità che mai come ora è posta sotto attacco, nuovamente sotto attacco da tanti venti contrari che soffiano, provenienti da questo mondo, che vogliono contrastare i principi fondamentali su cui si basa e si poggia la fede cristiana autentica. Due sono i pilastri invalicabili che continuamente vengono attaccati: la sacralità della famiglia, nell'unione tra l'uomo e la donna, così come il padre ha voluto nel momento in cui tutto ha creato, così come il Padre ha voluto nel momento in cui ha mandato suo Figlio su questa terra. Gli ha voluto dare un papà e una mamma. Avrebbe potuto fare diversamente, ma ha voluto dare un papà e una mamma. Perché questo è ciò che significa essere famiglia, uomo e donna, maschio e femmina li creò, San Giuseppe e Maria, affinché il figlio, i figli che dovessero giungere frutto di amore possano crescere in un'armonia che è quella voluta dal cielo. Un papà e una mamma. Altro pilastro, la sacralità della vita. La vita è dono di Dio e nessuno può toglierla o sostituirsi al Creatore pensando di poterla creare artificialmente o in altre modalità. Né toglierla né crearla. Solo Dio ha questa prerogativa. Ecco la festa del nostro santo patrono che ci riporta ai fondamenti della nostra fede cristiana e autentica. Oggi è una grande festa, festa dell'amore. E i nostri cuori devono incendiarsi di questo amore, così come era incendiato d'amore il cuore di Giuseppe verso la sua sposa, verso il bambino Gesù che il padre gli aveva affidato e di conseguenza verso tutti quei figli che nel corso della sua vita terrena e così successivamente dal cielo avrebbe aiutato cercando di far conoscere loro l'amore, parlando a tutti dell'amore. Siate pieni di amore. Misericordia io voglio e non sacrificio, questo è Dio. Questo ripeteva Giuseppe, questo dobbiamo ripetere noi oggi.
Al suo tempo vi era una legge dura, dove di misericordia non ve n'era. I cuori erano duri e l'amore si è fatto strada. Ecco Giuseppe ed ecco Gesù. E così dobbiamo fare noi oggi, nuovamente farci strada per portare l'amore nel cuore di tutti. Giuseppe è stato il mio modello di vita fino a quando il Padre lo chiamò a sé, dice Gesù nella rivelazione a Maria Giuseppina Norcia del 19 marzo del 1998. Quella rivelazione che oggi nuovamente la Santa Madre Chiesa diffonderà affinché tutti la possano ascoltare più e più volte per poterla mettere in pratica e così custodire nel cuore queste parole che provengono dal cielo. Voglio che tutti i miei figli siano tutti come il mio padre Giuseppe, dice ancora Gesù. Ecco che Giuseppe deve essere il nostro modello, non un santo qualsiasi, ma il santo di riferimento, perché questo chiede Gesù, perché dobbiamo ritornare a quella sacra e santa famiglia, dove tutti devono poter guardare a Giuseppe, a Maria, per poter comprendere e amare Gesù. Questa è la strada più semplice e più facile che Gesù ci indica. Si guarda Giuseppe per imitare le sue virtù. Imitando Giuseppe si potrà amare e comprendere ancor di più Maria e di conseguenza, guardando alla corredentrice, si potrà comprendere il Redentore, colui che ha dato la sua vita per salvare la nostra. Questa è la strada che ci viene indicata. Ecco il modello attuale per tutti quanti. Ora voglio parlarti dell'amore di Giuseppe, dice Gesù alla sua fanciulla. Voglio far sentire a tutti l'amore di quest'umile figlio di Dio. I ricordi della mia infanzia sono legati all'amore dello sposo di Maria, mia madre, che è rimasto di esempio divino dell'amore del padre verso il figlio di Dio. Ebbe sempre cure amorevoli per me e la madre mia. Fu lui a salvare il piccolo Gesù recandosi in Egitto. Fu lui ad aver portato in cuore tutte le sofferenze del padre per il proprio bambino. Fu lui a cercarmi con ansia durante la mia disputa con i sacerdoti del Tempio. Giuseppe è stato il mio modello di vita fino al giorno in cui il padre lo chiamò a sé per renderlo partecipe della gloria del paradiso e lo volle alla sua destra per l'amore che aveva avuto per me durante la sua vita, fatta soltanto di lavoro e sacrificio. Dice Gesù, lavoro e sacrificio. Questo è quello che ci insegna Giuseppe. Ecco la prima responsabilità per tutti i genitori cristiani. Ecco il modello che tutti coloro che sono famiglia devono cercare di mettere in pratica per poter imitare questo grande santo. Una vita fatta di amore e di sacrificio che l'ha portato ad essere assiso alla destra del Padre in paradiso. Quanti vivono per poter andare in paradiso? Quanti vivono ogni giorno avendo di fronte la chiamata del paradiso? Pochi, pochi, tanti non ci pensano più, tanti si sono distratti, tanti si sono persi. Allora ecco perché tanti sacrifici diventano vani, molti scansano il sacrificio. A cosa serve? Perché mi devo sacrificare? Ecco i figli di Dio che vogliono onorare il Padre e questi grandi santi affinché nessun sacrificio vada perso. Si offre tutto, cari fratelli, gioie e sacrifici, affinché tutto possa essere reso a Dio con gioia, con viva vitalità. Ecco l'invito che Gesù rivolge ai suoi figli, ora come allora. E l'invito che oggi da questa terra benedetta io rivolgo ai miei figli è che siano tutti come il mio padre Giuseppe, dice Gesù. Ecco l'invito che viene fatto per vincere questo mondo, che non vive più il vero amore. Gesù indica alcuni elementi, pochi, ma che vanno ben compresi. Uno, la poca fede nell'amore di Gesù. Due, la disaffezione al sacrificio di Gesù. Tre, l'ignoranza dell'amore di Dio. Quattro, la ricerca di inutili religioni. E tutto ciò porta gli uomini ad essere nuovamente schiavi, a vivere nuovamente una condizione di schiavitù dopo che gli uomini erano stati liberati da quel sacrificio. Dice Gesù, oggi vedo tante famiglie distrutte dall'egoismo, dalla vanità, dalla ricerca di piaceri mondani.
Io mi chiedo perché i miei figli non si ispirino più all'amore di quella santa famiglia, alla sua capacità di essere unita per ridare la speranza, la certezza del riscatto di tutti i peccati che io ho preso su di me e li ho portati sulla croce. Li ho lasciati inchiodati lì perché non provocassero più tanti danni all'umanità intera. Ma la poca fede nel mio amore, la disaffezione al mio sacrificio, l'ignoranza dell'amore di Dio, la ricerca poi di inutili religioni che non sono certo frutto dell'amore del Padre mio, hanno di nuovo ridotto l'uomo alla schiavitù e l'hanno reso servo del peccato, dice il Signore. E allora di fronte a tutto questo che cosa dobbiamo fare? Che cosa devono fare i veri figli di Dio, coloro che sono animati dall'amore per la verità, dall'amore per Gesù? Ecco che nuovamente le parole che Gesù ha rivelato a Maria Giuseppina in merito a questo grande santo ci aiutano e ci danno la risposta. Ecco che Gesù dice: «Voglio che ogni giorno sia per i miei figli un giorno di gioia, perché fatto di comunione col Padre mio e amore per la Madre mia. Questo oggi io lascio al vostro cuore». Questo vorrebbe dirvi anche il mio padre Giuseppe, ma la sua umiltà, l'amore che nutre per me, non gli consentono di parlare. Ebbene, parliamo noi, ci uniamo noi a Gesù e al cuore di questo santo che per umiltà non ha parlato, ma che nel cuore porta tutto ciò. Ora c'è bisogno di una nuova ondata di proselitismo d'amore. C'è bisogno di andare nuovamente per le vie di questo mondo per rivangelizzare questo mondo e portare nuovamente al mondo la parola del Signore, così come Gesù ce l'ha trasmessa. Ecco questo che state facendo, soprattutto voi amati giovani, e quello che continuamente dovremo fare per annunciare a tutti che Gesù è amore, un amore vivo, concreto, che vuole nuovamente abbracciare tutti in questa terra d'amore per far sentire a tutti il vero amore, quell'amore che scalda il cuore, quell'amore che dà gioia. Ma per avere questa gioia bisogna rimanere in comunione con il cuore del Padre, e per essere in comunione con il cuore del Padre bisogna essere santi, intolleranti a tutto ciò che è peccato, rispettare i comandamenti per poter unirsi al cuore del Padre in Cristo, con Cristo e per Cristo. Ecco la gioia ed ecco l'amore per la Madre mia, dice Gesù, l'amore per Maria. La strada più dritta, più bella per poter arrivare ad amare nella perfezione Gesù. Vi amo, figli miei. Io voglio trovare ad attendere il mio ritorno una moltitudine infinita. A che servirebbero altrimenti tutti i sacrifici a cui ho sottoposto i miei figli più cari? A chi servirebbe l'amore che il Padre dispensa ogni ora su quest'isola frutto del suo amore? A che servirebbe la mia città già pronta, più bella di qualsiasi vostra immaginazione? A che servirebbe senza i figli che dovranno abitarla presto, il giorno in cui una voce possente ordinerà di aprire le porte e un fiume umano entrerà nel cuore del Padre, entrerà in questa mia culla che tu, figlia mia, insieme alla tua mamma custodì e fate crescere con tanto amore. Figlia mia, invita i miei figli a intensificare ancor di più la meditazione e la preghiera, non tanto per affrettare i tempi ormai vicini, ma perché tanti figli che ancora vivono nelle tenebre possano ritrovare la luce. Ecco questo tempo di grazia in cui abbiamo rimesso al centro la preghiera e la meditazione per poter portare a tutti l'unico annuncio che salva. Venite, Gesù vi aspetta in questa culla d'amore, perché qui ci ha ridonato nuovamente la salvezza. Ecco ciò che noi portiamo a tutti grazie a un'altra Maria, Maria Giuseppina, colei che non ha temuto di ascoltare ciò che proveniva dal cielo. Giuseppe non ha temuto di prendere per sé la sposa che il Padre le aveva donato. Ella non ha temuto di annunciare ciò che è stato generato dallo Spirito Santo, l'annuncio della Nuova Gerusalemme. Non ha temuto questa fanciulla, e grazie al suo coraggio ecco che questo annuncio è arrivato ai nostri giorni, che con altrettanto coraggio porteremo a tutti quanti. Ecco il mistero che in questa fanciulla è racchiuso. Il mistero di Giuseppe e il mistero di Maria, così come il suo nome ci suggerisce, un nome che racchiude il nome dell'uno e il nome dell'altra.
un grande mistero d'amore che ci ha donato la nuova Gerusalemme, ha annunciato al mondo per volere di Dio e per volere dello Spirito Santo, senza temere, che questa è la terra del ritorno del Signore. E noi non temiamo di ascoltarla per poter a nostra volta annunciare a tutti ciò che ella, per volere dello Spirito Santo, ha annunciato al mondo intero. Nessuna paura, fratelli cari. Nessuna paura, ma animati da quel coraggio santo torneremo ad annunciare a tutti ciò che è la verità. Ecco il bastone forte impugnato da questo grande santo. Questo è quel bastone che ci indica la via, che non ci farà temere di proclamare la verità e che indicherà a tutti la misericordia che il Padre ha donato in questa terra d'amore, donando a tutti la vita eterna, a quei tutti che la vorranno accogliere ed abbracciare. Ecco il bastone di Dio che vince. Qui il Padre nel Figlio dimora, e nei figli della Madre Chiesa, viva e sempre più viva, e sempre più dovrà essere viva la manifestazione di Dio. Per fare questo, forti e santi, coraggiosi e buoni, leali e retti, per manifestarci a tutti come cristiani autentici, così come ha fatto Giuseppe, il primo cristiano. Giuseppe, un cristiano autentico, ma nello stesso tempo un uomo forte, retto, leale, coraggioso. Questo è ciò che serve. Veri uomini, prima di tutto, e di conseguenza cristiani autentici. Torno a ripetere, credibili e credenti, per manifestare a tutti che qui vi è la salvezza. Qui dimora Gesù. Dio salva è il suo nome. E così sia.